ce l'ha fatta il 51enne fanese, trasportato nell'ambulanza ad Ancona dopo lo schianto in moto sulla statale tra Fano e Pesaro, rimasti feriti il figlio e un giovane pesarese. Due temi in discussione il prossimo 24 luglio in un incontro organizzato dal comune di Fano a Carrara, la situazione attuale della centrale elettrica e la realizzazione delle opere compensative. Il Comune di Fano parteciperà con due progetti ai bandi della Regione Marche dedicati alla sicurezza stradale e alla valorizzazione delle mura storiche, a disposizione un fondo totale di 12 milioni di euro. Fondi pubblici a due associazioni, a Pesaro scoppia la polemica, il centrodestra chiede una commissione d'inchiesta. Demolito l'ex Ciringhito nella spiaggia libera a Pesaro, la struttura era fatiscente, pericolosa e utilizzata per il bivacco abusivo. Da Mozart a Morricone, da John Barry a Mancini, domenica torna il tradizionale concerto dell'orchestra di fiati Fanum Fortune alla Pinacoteca di San Domenico. Pesaro 2024 alla scoperta di Monbaroccio, fino a domenica tante iniziative tra storia, arte, cultura ed enogastronomia. Nella città della Fortuna al via il Fano Jazz by the Sea, mentre a Montefabbri inaugurato il Festival delle Arti Globali. Tra poco in collegamento dalla cooperativa Tre Ponti per la festa della Crescia Matta e Open Porchetta. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Lo avete sentito dai titoli, è deceduto all'ospedale il centauro di 51 anni coinvolto nel tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla statale adriatica tra Fano e Pesaro all'altezza dell'ex Hotel Riviera. La vittima è Alberto Fiorani, che trasportava sulla sua Ducati il figlio di 18 anni. L'uomo stava procedendo in direzione di Fano quando è andato a scontrarsi con una Panda che viaggiava nella stessa direzione di marcia. A guidarla un 27enne pesarese che era in fase di svolta a sinistra per accedere al parcheggio. A causa dell'impatto i due fanesi sono stati scaraventati sul fosso di margine stradale, luogo in cui i medici hanno cercato di stabilizzarli per poi trasportarli in codice rosso ad Ancona. Il papà è stato trasportato in ambulanza mentre il figlio in ambulanza. Invece il conducente pesarese in stato di shock è stato portato al pronto soccorso di Fano. Il pretest alcolemico è risultato negativo. Oltre ai sanitari sono intervenuti la polizia locale di Fano per i rilievi di legge e i vigili del fuoco per la Panda a metano. I pompieri hanno provveduto anche a gettare acqua sulla moto finita su sterpaglie secche per l'elevata temperatura. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora per permettere le operazioni di soccorso, in particolare quelle di Icaro atterrato sulla sede stradale. Qualche ora dopo è giunta la terribile notizia che Fiorani non ce l'aveva fatta. La polizia ferroviaria di Pesaro ha arrestato un tunisino di 19 anni, già gravato di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere come aggravamento della misura di divieto di dimora e di accesso nel comune di Fano e dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Il tunisino si è reso responsabile di altri reati della stessa indole, di quelli per i quali il giudice lo aveva incarcerato per rapina aggravata. Il ragazzo, infatti, sarebbe responsabile di numerose e ripetute condotte di furto alla gettoniera situata all'ingresso dei bagni della stazione ferroviaria avvenute nei giorni scorsi. Inoltre, dalle impronte digitali dell'ATI si è constatato che le stesse erano identiche a quelle acquisite dalla polizia scientifica il 17 luglio scorso al supermercato Coop per un tentativo di furto. Il 19enne, che ha ammesso le sue responsabilità, ora è rinchiuso in un istituto penitenziario. Andiamo avanti con la cronaca. Un incidente tra scooter e bicicletta si è verificato nel primo pomeriggio di oggi alle 13.20 in via Papiria a Fano. In sella alla bicicletta una donna moldava cinquantenne che ha colpito con il manubrio il bauletto del motociclo e riportato lesioni apparentemente non gravi in seguito alla caduta. Il conducente dello scooter, un uomo 75enne di Fano, si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto la polizia locale, una pattuglia della Guardia di Finanza che si trovava in zona al momento del sinistro e il personale del 118. La ciclista è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Fano.
Si terrà il 24 luglio a Carrara di Fano l'incontro tra l'amministrazione comunale, i residenti e il comitato per affrontare il tema legato alle opere compensative della centrale elettrica di Terna. Sentiamo l'intervista di Massimo Foghetti al sindaco di Fano, Luca Serfilippi. Sindaco Serfilippi, da tanto che il comitato di Carrara e i cittadini di Carrara attendono una risposta per quanto riguarda l'utilizzo dei finanziamenti di Terna da applicare nel territorio. Ora l'amministrazione comunale ha assunto una iniziativa. Che cosa si tratta? Sì, abbiamo deciso di convocare un'assemblea pubblica per mercoledì 24 luglio alle ore 20:45 presso Casa Bethlehem. Io credo che sia fondamentale condividere con i cittadini, con i residenti, con il comitato tutte le opere compensative, quindi con i 12 milioni messi a disposizione da Terna per l'Adriatic Link. Quindi è importante e abbiamo deciso di avviare questa consultazione anche, come avevamo detto, in campagna elettorale per condividere insieme a loro le future strategie e le future scelte. È già stata stilata una lista di interventi, però io credo che sia importante partire da lì e condividere con loro i prossimi passi. Inoltre abbiamo chiesto a Terna anche di monitorare l'attuale centrale, perché ci continuano a pervenire delle segnalazioni per quanto riguarda il rumore. C'è da dire che su questo c'è stato uno studio da parte di ARPAM e su questo abbiamo chiesto di pubblicarlo a tutti i cittadini in modo tale che sia trasparente. E come saranno suddivisi i finanziamenti di Terna nel territorio? Su Terna i finanziamenti saranno sicuramente la maggior parte su Carrara, perché è l'abitato che viene più, diciamo, impattato a livello, diciamo, urbanistico e di lavori, però è importante anche destinare delle risorse a Meta Origlia, che è il punto di approdo, e eventualmente aggiungere anche interventi per tutta la città, perché comunque questo intervento andrà a attraversare a livello di condotte, di tubi, diciamo, di cavi, tutta la città, quindi compreso Bellocchi, Treponti e quindi successivamente Cucurano e Carrara. E dell'argomento si parlerà anche nella prossima seduta del Consiglio Comunale, dove esiste appunto una mozione al riguardo che spinge la Giunta ad intervenire al più presto. Sì, noi abbiamo già incontrato Terna, questo è il passaggio successivo con un incontro pubblico. A settembre dovremo definire e condividere, diciamo, in Consiglio Comunale tutte le opere compensative che dovranno essere inserite all'interno del protocollo d'intesa e sulla successiva convenzione con Terna. L'opportunità di ricevere risorse regionali partecipando ai bandi di pubblicazione consente all'amministrazione comunale di riattivare i progetti della ristrutturazione del bastione San Gallo e della viabilità di Viale Dante Alighieri, la cui soluzione è tuttora allo studio dei tecnici. Ne ha parlato l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari. Assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari, ci sono nuove opportunità da parte della Regione per avere dei finanziamenti per quanto riguarda due progetti particolarmente importanti per Fano. Si tratta della riqualificazione del bastione San Gallo e di tutti gli interventi sulla viabilità di Viale Dante Alighieri. Partiamo dal bastione San Gallo. Sì, bastione San Gallo è una grande opportunità per Fano, perché grazie a questi finanziamenti regionali, seppur veramente a breve giro, ricordiamo che entro il 26 di agosto dobbiamo presentare il progetto, riusciremo a quindi realizzare un'uscita di sicurezza assolutamente inserita in un contesto storico, culturale, assolutamente idoneo all'area, di pregio, che potrà garantire quindi anche la possibilità a tantissime persone di godere dell'area. E faremo anche una rivalutazione dal punto di vista illuminotecnico con un progetto di pregio che veramente andrà a valorizzare tutto l'aspetto storico-culturale legato alle mura e legato al bellissimo luogo, che ha un potenziale veramente importante. Ci saranno anche delle migliorie per quanto riguarda l'accesso appunto ai disabili, riusciremo con delle opere non invasive dal punto di vista architettonico anche a garantire appunto l'accesso alle persone con difficoltà motorie ai servizi igienici, cosa che oggi in realtà non è possibile in quel. Sarà salvaguardata la torre esterna? Assolutamente, il progetto prevede questa torre esterna che riprende un po' quelle vecchie torri che si utilizzavano per assaltare le mura dei castelli nemici, quindi con questa prospettiva questa torre verrà realizzata, ci sarà una passerella di adduzione al bastione San Gallo proprio per rievocare anche questa idea storica.
Allora veniamo in Viale Dante Alighieri, lì il problema è quel parcheggio soprattutto che è stato eliminato per far posto alla pista ciclabile. In Viale Dante Alighieri abbiamo dei tempi strettissimi, entro il 3 di agosto dobbiamo presentare il progetto esecutivo. Qui si è dato mandato ai tecnici comunali, che ringrazio per l'operato perché si stanno veramente spendendo tutte le ore del giorno e della sera per poter addivenire al risultato, per una modifica progettuale. Noi abbiamo chiesto di rivedere il progetto, non possiamo ancora darvi dettagli perché ci sono ancora delle piccole cose che verranno modificate per onore, per correttezza nei confronti di chi ci lavora e soprattutto per poter dare a tutti un'informazione puntuale e chiara. A breve, a qualche giorno, vi daremo proprio le specifiche del progetto. Oggi non c'è, ma stiamo lavorando su Viale Dante Alighieri per partecipare al bando regionale. Premesso l'apprezzamento per la realizzazione di un nuovo ponte tra i due quartieri di Fano, è inaccettabile che nella comunicazione della regione si parli in maniera tanto fumosa di un'opera fondamentale come la ciclovia del Metauro. Inizia così la nota dell'omonimo comitato, che ha aggiunto: questa infrastruttura non è affatto una ciclovia perché non rispetta la legge 2 del 2018, che prevede percorsi a doppio senso ciclabile, sicuri e agevoli. Invece, lungo la valle del Metauro è progettato un sentiero stretto e pericoloso. Ammesso che a Fano, ha proseguito il comitato, vengano realizzati i primi 8 chilometri, quante persone si azzarderebbero a pedalare in via Galilei o via Attilio Regolo insieme ad auto e motorini che corrono veloci dove lo spazio per una ciclovia non esiste? Per non parlare dei costi per finanziare altre decine di chilometri, nuovi ponti, modifiche alla viabilità e espropri, tutto rinviato a un futuro indeterminato. Da notare poi che l'infelice scelta del percorso è stata fatta per evitare quello più logico e conveniente lungo l'ex ferrovia Fano-Urbino. Fondi pubblici a due associazioni, scoppia la polemica a Pesaro. Il centrodestra oggi in conferenza stampa ha chiesto una commissione d'inchiesta. A Pesaro il centrodestra chiede chiarezza in merito ai rapporti tra le associazioni Opera Maestra e Stella Polare con il Comune, un quesito nato in seguito alla recente inchiesta del Resto del Carlino, che ha rivelato come queste associazioni abbiano ricevuto circa 330.000 euro. Oggi il centrodestra si è riunito in conferenza stampa e Marco Lanzi, ex candidato sindaco, ha evidenziato la necessità di trasparenza in riferimento alla gestione dei fondi pubblici. Parliamo di due associazioni, Opera Maestra e Stella Polare, che sono due associazioni culturali, no profit, che non hanno dipendenti, che hanno dei volontari che comunque non sono iscritti all'INE né all'INPS, quindi sono due associazioni che dovrebbero avere soltanto degli scopi culturali. L'inchiesta del Resto del Carlino ha permesso di appurare che fino adesso, negli ultimi due anni e mezzo circa, sono stati affidati quasi 330.000 euro a queste due associazioni, una cifra enorme, ma stiamo parlando di soldi pubblici, soldi dei cittadini, quindi che noi, è chiaro che in questa cosa noi veniamo vederci chiaro, anche perché è stato il nostro cavallo di battaglia durante la nostra campagna elettorale, no? Quella della trasparenza. Qui parliamo di soldi pubblici, quindi se questi soldi pubblici vengono assegnati a qualcuno, in questo caso delle associazioni, è chiaro che è giusto che i cittadini possano vedere come vengono spesi questi soldi. Se vengono spesi, come? Ci devono essere delle fatture, delle uscite, deve essere tutto trasparente. Anzi, noi una cosa abbiamo più volte chiesto, che questi movimenti contabili siano consultabili da ogni cittadino online, ci deve essere una totale trasparenza. Notizia di oggi, il sindaco Andrea Biancani ha ridotto il finanziamento destinato a un'associazione, sottraendo 50.000 euro di fondi che sarebbero stati utilizzati per organizzare il Palio dei Bracieri, stanziando invece direttamente 40.000 euro. Dal centrodestra è intervenuta anche Giulia Marchionni, annunciando che procederanno con la richiesta di costituzione di una commissione d'inchiesta su questo tema specifico. A norma dell'articolo 37 dello statuto del Comune di Pesaro abbiamo deciso che provvederemo alla richiesta di costituzione di una commissione di inchiesta su questo tema specifico, rispetto al quale ci auguriamo che tutte le ombre e i dubbi che in queste ore si stanno così pian piano che stanno venendo alla luce trovino chiarezza. Ovviamente questa commissione dovrà essere votata dal Consiglio Comunale, di cui noi facciamo parte nella minoranza. Ci auguriamo che la maggioranza, in maniera compatta insieme a noi, sia concorde nell'attivare questa commissione d'inchiesta e venga fatta luce al più presto a favore di tutta la collettività.
Restiamo a Pesaro, demolito l'ex Ciringhito nella spiaggia libera di Viale Trieste. La struttura era fatiscente, pericolosa e utilizzata per il bivacco abusivo. Le ruspe del centro operativo all'opera dalle prime ore della mattina per rimuovere l'ex Ciringhito di Viale Trieste a Pesaro. Da qualche tempo la struttura era abbandonata, fatiscente e pericolosa. All'interno avvenivano anche episodi di bivacco. Da un anno quella struttura lasciata dai precedenti gestori in condizioni non ottimali ha generato, appunto, come diceva, una situazione brutta dal punto di vista estetico e anche dal punto di vista della sicurezza. In queste settimane tanti cittadini e fruitori della spiaggia libera hanno segnalato al comune di Pesaro il completo abbandono dell'ex Ciringhito. Da qui nasce l'intervento dell'amministrazione comunale con una demolizione e pulizia dell'area. Per il futuro dello spazio il comune si auspica più chiarezza anche da parte del governo sulle linee guida della Bolkestein. Speriamo di poter riattivare presto un percorso con i privati per la gestione dell'area, commenta l'assessore Riccardo Pozzi. La confusione generale associata a tutto il tema legato alla direttiva Bolkestein e quindi alla durata delle concessioni ha reso impossibile da parte delle amministrazioni comunali pensare ad un bando per il suo recupero di una durata pluriennale, perché per un gestore che si sarebbe aggiudicato quella struttura avrebbe dovuto investire tanto per poterla riattivare. Ci auguriamo presto che da parte del governo, della regione, ci siano i chiarimenti, linee guida, quello che servono per poterci mettere nelle condizioni di poterla riattivare quanto prima e darle anche una vocazione destinata ai giovani e quindi riportare anche quella vivacità sana che in quel luogo si può ben prestare. In questo momento il lavoro da parte del centro operativo è stato quello di rimozione di questa situazione di bruttura, ma non solo, ma anche di degrado e di scarsa sicurezza, proprio per ridare quel tratto di spiaggia in sicurezza a tutti i bagnanti, cittadini e turisti. Un mercatino a sostegno di progetti volti a favorire l'integrazione, quello a cui hanno dato vita i giovanissimi studenti della scuola primaria Decio Raggi del circolo didattico di Fano San Lazzaro, i cui proventi sono andati a sostegno di Casa Lucia, una comunità per minori immigrati senza famiglia e degli amici del Quilombo. Quello che vogliamo trasmettere ai nostri bambini, ha raccontato l'insegnante Maria Grazia Pelliccia, è il rispetto dell'altro e la valorizzazione della diversità. Da qui l'idea di dar vita a un laboratorio didattico in cui gli alunni hanno potuto realizzare portachiavi, vasetti, antizanzare, lavoretti di ceramica e quadretti con conchiglie che poi hanno rivenduto in orario extrascolastico scegliendo con le maestre a chi destinare quanto raccolto. Domenica torna a Fano il concerto di San Domenico dell'orchestra di fiati Fanum Fortuna e sentiamo i dettagli nell'intervista al maestro Sauro Nicoletti. È ormai un tradizionale appuntamento dell'estate fanese, quello proposto dall'Associazione Culturale Arte e Musica, che anche quest'anno organizza il concerto di San Domenico. Maestro, quando si svolgerà e chi vedremo esibirsi? Allora, il concerto, come da tradizione, si svolgerà la terza domenica di luglio e quindi domenica 21. Questa è ormai una tradizione consolidata da anni, che noi la terza domenica facciamo questo concerto. Quest'anno è il giorno 21, alle 9:15 della sera. Questo concerto si svolge nell'ambito di una manifestazione che organizza la Fondazione Cassa di Risparmio, le Domeniche di San Domenico, che anche questa è una rassegna che vive già da diversi anni, anzi non so se forse più di 10 anni che c'è questa cosa, e noi facciamo parte di questa rassegna con il nostro concerto, come tante altre organizzazioni, associazioni, eccetera. E quindi quest'anno sarà domenica prossima, faremo un repertorio con la nostra orchestra di fiati, composta da una trentina di ragazzi, persone. Faremo un repertorio vario, nel senso che ci sarà della musica classica, ci saranno dei brani internazionali famosi, no? come Foglie Morte, come Singing in the Rain, per esempio. Ecco. E anche dedichiamo poi la parte finale ad alcuni brani di Ennio Morricone, perché noi Morricone lo facciamo sempre, perché è un musicista, vabbè, fra i più importanti della storia della musica in Italia. E poi ai ragazzi nostri piace molto la musica di Morricone, quindi noi tutti i concerti finiamo, diciamo, con 4, 3, 4, 5 pezzi di Ennio Morricone. Musica ma anche ballo, ci saranno degli ospiti? Ecco, poi ci saranno anche degli ospiti con noi.
oltre ai solisti dell'orchestra, parteciperà con noi anche Giovanna Donini e un cantante pugliese, Nico, che canteranno musica classica con noi. E poi parteciperà anche la scuola di danza Vaganova in due brani, quindi orchestra e balletto. L'ingresso sarà libero? L'ingresso è libero. Io consiglio, siccome la Pinacoteca di San Domenico può contenere fino a un certo numero di persone, non si può prenotare chiaramente perché è libero, consiglio di arrivare abbastanza presto. La chiesa dovrebbe aprire intorno alle 20:45. Consiglio di arrivare presto per prendere i posti migliori. A Monbaroccio proseguono le iniziative nell'ambito del progetto Capitale al Quadrato di Pesaro 2024. Questa sera alle 21 si terrà un festival di musica antica. Domani invece dalle 8:30 alle 18:30 nel Teatro Comunale si svolgerà un convegno sulla storica figura di Guidobaldo del Monte, matematico, filosofo, astronomo e conte di Monbaroccio dal 1587. Si proseguirà con un aperitivo con birre artigianali e alle 21:30 con un originale lezione astronomica. Chiuderà la serata il concerto degli Apnea in piazza Barocci. Ricca anche la giornata di domenica alle 18 alla chiesa di San Domenico. È prevista una visita guidata alla mostra permanente sul pittore monbaroccese Ciro Pavisa. Alle 19 nel giardino di Palazzo del Monte si terrà un aperitivo con vini locali in collaborazione con Confcommercio, per poi passare alla cena di conterranea con prodotti tipici e intrattenimento. La prossima settimana il protagonista di 50x50 Capitali al Quadrato sarà il comune di Pian di Meleto. Ci spostiamo a Tre Ponti di Fano per la festa della Crescia Matta e Oca in Porchetta e ci colleghiamo con la direttrice Simona Zonghetti, che si trova alla cooperativa dove ha già preso il via la seconda serata dell'evento. A te Simona, buonasera. Sì Marco, buonasera a te e a tutti i nostri telespettatori. Siamo entrati nel vivo di questa seconda serata dopo il successo della prima. Come vedete sono insieme a diversi ospiti per raccontarvi tutto ciò che accadrà fino a domenica. Presidente Gino Bartolucci, innanzitutto prevedete il tutto esaurito anche quest'anno? Diciamo di sì, perché le previsioni meteorologiche sono ottime, perché la base principale è sempre quella, che il Signore ci aiuti in queste quattro giornate. Siamo partiti ieri alla grande, che di solito il giovedì è solo una serata di presentazione, invece abbiamo avuto tanto afflusso e speriamo che anche in questi tre giorni si ripeta. Come potete vedere e sentire alle nostre spalle è già iniziata la musica, l'intrattenimento, ma ci sono anche le cucine. Che cosa si potrà degustare? Beh, diciamo il piatto forte dopo la Crescia Matta, no? Siamo arrivati, sarebbero 40, ma il Covid ce ne ha fregati uno, è diventata l'Oca in Porchetta, che naturalmente è un piatto prelibato che difficilmente si trova, perciò purtroppo la Crescia, piatto povero, ha dovuto soccombere all'Oca. Dunque, c'è tanta cosa, adesso questo, l'Oca e la Crescia sono le basi, no? Poi hamburger, cotolette, salsicce, piadine, Crescia Matta con tante pietanze, insomma c'è di tutto, ecco, voglio dire. Dunque ce ne sarà per tutti i gusti, non soltanto una gastronomia come dicevamo, ma anche buona musica, ballo e divertimento. A proposito di ballo, ha già iniziato, è già scesa in pista Sabrina di Dream Dance Marche. Che cosa ci proporrete in queste tre giornate? Sì, buonasera a tutti. Allora, questa sera abbiamo appunto, come hai detto te Simone, abbiamo appena iniziato, stiamo coinvolgendo tutto il pubblico, perché questa sera ho strutturato il mio spettacolo in maniera diversa rispetto alle prossime sere. Quindi stasera farò animazione appunto per coinvolgere e far divertire tutti quanti. Nelle prossime serate, domani sera, faremo l'esibizione l'intera scuola Dream Dance Marche e nella serata di domenica farò invece l'esibizione io insieme a tutti i miei allievi con uno spettacolo particolare che vi invito a venirci a vedere e si intitola Magico Tour. Tutti questi spettacoli li faremo naturalmente, e lo stiamo già facendo anche stasera, prima dell'orchestra. Stasera c'è la Grande Orchestra Veneta di Marco Il Clan, domani sera potrete sentire la musica della Grande Orchestra di Simona 40 e la serata di domenica sarà allietata dalla musica dell'Orchestra di Etna Cammarone. E il capo orchestra Marco è proprio qua con noi. Da dove venite, che cosa ci farete ascoltare questa sera? Buonasera a tutti. Beh, noi veniamo da Venezia. È la prima volta che veniamo qua e in questa festa ci sembra già una cosa meravigliosa. Da noi si direbbe in Veneto tanta roba,
E stasera vi faremo ascoltare tutte le nostre canzoni, dall'universo a Se non ci fossi tu, a tutte quelle che abbiamo, Dammi un bacio, Fammi una carezza, tutte quelle cose là. Però invitiamo la gente a venire a questa festa, perché veramente è tanta, tanta, tanta roba, veramente. Complimenti. E noi non vediamo l'ora di ascoltarvi. In rappresentanza dell'amministrazione comunale, l'assessore Gianluca Ilari, benvenuto innanzitutto. Questa sera rimarrà qua a festeggiare anche lei? Sì, sempre come tutti gli anni rimaniamo qua, non potevamo non essere con voi per portare il saluto dell'amministrazione comunale, una bellissima iniziativa che perdura negli anni, quindi era doveroso esserci con le famiglie. Anche io invito tutti quanti a venire, perché è veramente una serata meravigliosa di convivialità e non solo. Grazie assessore, buona serata. Gino, ricordiamo che ci sarà anche tanta animazione per bambini. Sì, l'animazione per bambini è diventata, perché tante famiglie che vengono avevano il problema. I bambini sono ubicati dentro il campo da calcio 5 con Lucia, che fa animazione con la sua collega, perciò a un certo punto, e poi domani. Doppio palco. Domani doppio palco, sì, abbiamo il grande concerto dei Nomadi all'Arena BCC, e di qua abbiamo Simona 40, perciò fortunatamente abbiamo 3 tiri di terreno di parcheggio, perciò potremo accontentare tutti. Grazie a tutti, e noi allora vi aspettiamo alla 39esima festa della Crescimata Eoca in Porchetta. Grazie Marco, a te. Grazie Simona, noi invece andiamo avanti. Domani, sabato 20 luglio, si inaugura la 32esima edizione di Fano Jazz by the Sea, che prende il via con una serie di eventi gratuiti che coinvolgeranno il centro storico della città, iniziando alle 12 con la street parade della P-Funky Band, con replica alle 18.30. In serata, alle 21.30, sul palco allestito sotto l'Arco d'Augusto, si esibiranno i Next Movement, un trio che promette di regalare una performance ad alto tasso energetico. A seguire, per il primo appuntamento della sezione Cosmic Journey, sarà di scena il duo Flat Maids con Stefano Mori all'elettronica e Uri Ginsel al pianoforte. Domenica invece si inizierà alle 5 con il concerto all'alba di Claudio Vignali nei pressi dell'anfiteatro Rastatt. Chi lo vorrà potrà ascoltare il concerto facendo pratica di Tai Chi, mentre alle 7.30 al Jazz Village è prevista una seduta di yoga con Costanza De Santis, accompagnata dalle 1000 percussioni di Peppe Consolmagno. A Montefabbri, nel comune di Vallefoglia, si è aperta ieri la 20esima edizione di Fiesta Global. L'evento proseguirà fino a domenica 21 luglio. A Montefabbri, in un incantevole borgo di soli 30 abitanti, immerso tra le colline di Pesaro e Urbino, è iniziata la 20esima edizione di Fiesta Global, il festival delle arti globali che dal 18 al 21 luglio trasforma il piccolo centro in un crocevia di culture, colori e suoni provenienti da tutto il mondo. Nasce un po' di tempo fa, perché siamo al ventennale, quindi nel 2004 siamo partiti con un gruppo di ragazzi poco più che ventenni ed è diventato uno dei festival più importanti della provincia, ma anche oltre. E negli anni la festa è cambiata molto, è cambiato anche location. Sono 16 anni che siamo qua su Montefabbri, ma all'inizio eravamo partiti da un campo, quindi ha una lunga storia che poi è anche documentata da una mostra di foto che abbiamo allestito proprio in occasione di questo ventennale. Per 4 giorni Montefabbri ospiterà 100 spettacoli con artisti da tutto il mondo, offrendo performance incredibili, una festa per tutta la famiglia con attività dedicate ai bambini, street food e 10 aree di spettacolo. La manifestazione è iniziata ieri, giovedì 18 luglio, con la cerimonia del taglio del nastro. In bocca al lupo! Vai, vai! Partiamo sicuramente stasera con una bomba dalla Toscana, sono gli Zastava Orchestra, che sono venuti anche l'anno scorso, li abbiamo fortissimamente rivoluti anche per il ventennale, ci saranno stasera giovedì e anche domani venerdì. E gli spettacoli sono tantissimi, Tribal Need, sabato e domenica l'Elettronomade, un ragazzo di Modena che suona didgeridoo e campiona insomma con tastiere, con qualsiasi cosa, tastiera anche per bambini, ha milioni di visualizzazioni nei social, seguito in tutto il mondo. E stasera abbiamo Damiano Massaccesi, abbiamo Mr. Mustache, abbiamo tantissimi artisti di strada che sono anche difficili da elencare, perché abbiamo circa 30, più di 30 spettacoli a sera, tra spettacoli e repliche, e da qui a domenica, quindi se facciamo un conto sono più di 100 spettacoli in 4 sere.
L'accesso all'evento richiede un contributo di 5 euro e sono a disposizione due parcheggi con navetta gratuita. Importante per la manifestazione il supporto del Comune di Vallefoglia. È veramente un lavoro straordinario di centinaia di ragazzi che lavorano per allestire questa opportunità. È importante, è un'occasione per Vallefoglia. Vallefoglia sostiene da anni, anzi dico che io sostengo da quando ero Presidente della provincia. In tutti questi anni con Alessandro Vengarelli, con i giovani, abbiamo sempre lavorato insieme e quindi è veramente un'occasione particolare. Pare anche che ci sia il tempo bello, quindi è il massimo che ci si possa aspettare da questo festival delle arti globali. Le arti sono importanti perché avere, diciamo, tante persone che si applicano nelle diverse arti del pianeta, perché ha una dimensione anche internazionale, per noi è un motivo di orgoglio della città di Vallefoglia. Dopo di noi il meteo e a seguire un approfondimento dedicato al corso gratuito di formazione termoidraulica organizzato da un'azienda fanese. Termina qui il nostro telegiornale, grazie per l'attenzione e buon proseguimento su Fano TV. Thank you.